Nella puntata di Domenica In del 27 ottobre 2024, l'ospite speciale è stata Sonia Bruganelli, protagonista di un'intervista esclusiva con Mara Venier. Durante la conversazione si è parlato molto di Paolo Bonolis, ex marito di Sonia e attuale concorrente di Ballando con le Stelle. Il conduttore romano ha ricevuto solo parole di stima da parte della sua ex moglie, che ha sottolineato il forte legame che li unisce ancora oggi. Dopo l'intervista, Bonolis si è recato al locale Sublime La Villa a Roma, dove ha incontrato Titti Sial, ex concorrente di Temptation Island. La ragazza campana si era presentata fidanzata con Antonio Maietta nel reality, ma la relazione era finita male e c'era stata una rottura inevitabile. Titti e Bonolis si sono incontrati e hanno addirittura scattato una foto insieme, che è finita sulle storie Instagram della Sial e è stata notata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha commentato ironicamente la foto, chiedendosi cosa ci facessero insieme i due personaggi così diversi. Titti ha spiegato che si è semplicemente imbattuta casualmente nel conduttore romano e ha chiesto di farsi una foto insieme, richiesta che Bonolis ha accettato. La giovane ha condiviso la foto con un cuoricino rosso, dimostrando la stima che prova per il conduttore. Durante l'intervista con Mara Venier, Sonia Bruganelli ha raccontato che è stata lei a decidere di separarsi da Bonolis, ma che lui ha dimostrato grande sensibilità nel capire la situazione e nel starle accanto nonostante la fine del matrimonio. Attualmente Sonia frequenta il danzatore Angelo Madonia, ma ha lasciato intendere che il loro rapporto potrebbe attraversare un momento difficile. Bonolis, dal canto suo, non è stato mai visto con nessuna donna dopo la fine del matrimonio.